Ci troviamo con la dottoressa Maria Rosaria Randazzo e Randaccio, mi scusi, e ci spiegherà perché tutta l'attività di Antiequitalia è incostituzionale. Tutta l'attività di Equitalia è incostituzionale. Antiequitalia invece è un movimento costituzionale che si ribella all'incostituzionalità di Equitalia e dell'operato di Equitalia. Perché l'Equitalia agisce violando le norme della Costituzione, perché la Costituzione prevede all'articolo 53 che tutti debbano contribuire alle spese dello Stato secondo le proprie possibilità economiche. Ma l'articolo successivo, numero 54, dice anche che la riscossione la può fare soltanto lo Stato, ma lo Stato può riscuotere soltanto attraverso i pubblici dipendenti o dipendenti pubblici assunti nel pubblico impiego tramite concorsi che devono essere banditi dal Ministero delle Finanze, e questi devono prestare giuramento di essere fedeli alla Repubblica, di prestare con onore il loro lavoro. E soprattutto l'importanza di essere dipendenti dello Stato è significativa per ciò che attiene innanzitutto alla legalità, la garanzia della legalità, perché se un impiegato dello Stato non rispetta le regole, lo Stato risponde personalmente degli errori per dolo o colpa grave dell'impiegato, poi lo Stato si rifà sull'impiegato, nel frattempo però rimborsa il danneggiato. Invece Equitalia che cosa fa? Lavora attraverso personale non statale, e questo personale viene assunto privatamente, sono dipendenti dalle banche, per cui non sono titolari, non possono riscuotere e effettuare la riscossione per conto dello Stato. Equitalia ha le stesse competenze che un tempo aveva l'intendenza di finanza, che era il massimo l'ufficio del Ministero delle Finanze più elevato in carica, cioè il potere dell'intendente di finanza di controllare gli altri uffici finanziari, tutti gli uffici, non ce l'aveva neanche il Ministro delle Finanze. E le cose andavano bene perché, meglio sicuramente, perché gli intendenti di finanza controllavano che tutti gli uffici finanziari rispettassero veramente l'articolo 97 della Costituzione, cioè il principio della trasparenza, il principio della correttezza e il rispetto della legalità, cosa che oggi non c'è, perché come vediamo vengono messi in atto tutta una serie di questioni, di azioni che sono l'esempio macroscopico di una illegalità che viene spacciata per legalità, ma è incostituzionalità. Illegalità incostituzionale, per cui siamo sicuri di andare avanti e di ottenere giustizia prima o poi, se naturalmente troveremo i giudici che vorranno rispettare le norme, allora a quel punto il giudice dovrà dire che tutto l'operato di Equitalia è incostituzionale, per cui bisogna avere soltanto pazienza, perché prima o poi tutte le cartelle di Equitalia saranno rese assolutamente inefficaci. Ci può dire due parole sullo spoil system? Sullo spoil system posso dire questo, che lo spoil system, la Corte Costituzionale si è pronunciata con diverse sentenze e ha precisato che lo spoil system non si può attuare nei confronti dei pubblici dipendenti. Cioè lo si può fare, lo spolistinto, cioè la rotazione dei dirigenti, soltanto quelli assunti dalla politica, non quelli assunti tramite pubblici concorsi per la dirigenza dello Stato. La dirigenza dello Stato, non dimentichiamoci, che era la vecchia carriera direttiva ordinaria che era disciplinata dal DPR 357 ed è stata ristrutturata in ruoli e qualifiche dirigenziali dal DPR 748 del 72. Quella carriera dirigenziale è tuttora in vigore, è tuttora attuale, è stata salvaguardata dal decreto legislativo 29 del 93, attualmente confluito nel decreto legislativo 165 del 2001. Quindi non è cambiato niente. I titolari dei vecchi uffici finanziari, quelli soppressi tanto per intenderci nel 92,
comprese le intendenze di finanza, sono tuttora gli unici titolati a dirigere gli uffici finanziari, compresa tutta l'attività di Equitalia. Per cui se Equitalia vuol tornare nella legalità, deve agire soltanto attraverso pubblici dipendenti, non impiegati di banca. Pubblici dipendenti, ripeto, che hanno superato un pubblico concorso indetto dal Ministero delle Finanze, hanno prestato giuramento per lo Stato e hanno ottenuto quella qualifica tramite i concorsi regolari, non attraverso assunzioni come si fa a politiche con lo spoli system, cioè sostituisco i vecchi dirigenti, ma i vecchi dirigenti assunti sempre tramite la politica, non certamente attraverso pubblici concorsi. Vuole fare un appello ai pubblici dipendenti? Ai vecchi dirigenti? Ai vecchi dirigenti noi ci stiamo muovendo già da tanto tempo, purtroppo la magistratura non ci aiuta perché rimanda, non sappiamo, io più di 10 anni che sono in causa col mio Ministero delle Finanze, perché i magistrati non hanno il coraggio di prendere in mano la situazione e di dichiarare che retrocedere in carriera i dirigenti e farli diventare dei semplici impiegati è un atto illecito e illegittimo, per cui prima o poi comunque questa grande mistificazione, questa grande ingiustizia, illegalità italiana verrà fuori, perché riusciremo noi a rendere e dichiarare nulle tutte le cartelle esattoriali di Equitalia, proprio per questo motivo, perché i dirigenti, i veri dirigenti del Ministero delle Finanze sono stati buttati via e al loro posto hanno creato dei dirigenti fasulli che non hanno titolo a firmare. Grazie infinite. Prego.